Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto di Radio R. Oggi iniziamo subito con il presentare un evento che si terrà sabato 9 e domenica 10 luglio a Ripe San Ginesio e riguarda l'inaugurazione della mostra di Tullio Crali, il pittore che attraverso il dettaglio delle sue visioni chimeriche raggiunse negli anni 30 i vertici più alti dell'espressione pittorica. La passione per il volo, unita ad una straordinaria abilità di ricreare sulla tela prospettive aeree sconosciute e vertiginose, fece di Crali uno dei grandi artisti del futurismo italiano, che lo accolse sotto la sua ala e lo spinse a diventare, per influenza poi dello stesso Marinetti che conobbe proprio Tullio Crali, un protagonista indiscusso dell'aerofuturismo. Qui a Radio R abbiamo già intervistato in un paio di occasioni la professoressa Anna Crali, nuora di Tullio, che ha raccontato l'arte e la vita dell'artista, che sarà celebrato sabato 9 luglio con la mostra Metamorfosi dell'aria, Tullio Crali e l'aeropittura, a cura di Roberto Cresti, Sandra Paccamiccio e il comune di Ripe San Ginesio. La mostra durerà fino al 16 luglio, ma per saperne di più abbiamo con noi al telefono il sindaco Paolo Teodori. Buon pomeriggio sindaco e bentrovato qui a Radio R. Buon pomeriggio a voi. Eccolo. Buon pomeriggio. Siamo vicini ma lontani. Allora, ci parli un po' di questa mostra così importante di Tullio Crali, che con questa mostra si vorrà iniziare un percorso riguardo proprio al futurismo, visto che Ripe San Ginesio ha già delle relazioni forti, no? con questa corrente. Pronto? Sì, pronto. Ecco, ci parli un po' di questa mostra, sindaco. Ma Metamorfosi è il titolo della mostra, sì. Metamorfosi è anche un po' una metamorfosi, è la mostra che dovrà avere, perché la mostra Ripe Arte nasce nel 1983. Erano delle collettive di artisti, sì. E l'idea forte di queste mostre era che ogni artista lasciasse un'opera al paese. Ah. Ecco, quindi in tutti questi anni i tanti artisti che sono passati a Ripenare da San Ginesio hanno fatto sì che abbiamo una collezione di 700-800 opere. Nel contesto della mostra poi c'era ogni anno un allestimento di un'opera all'esterno, sì. E quindi è andato a formare anche queste 20-30 opere che abbiamo all'esterno, quel famoso viale degli artisti che ci caratterizza un po' per la, diciamo un po' per la sua particolarità, visto che non ce ne sono tante di queste esperienze in giro. La metamorfosi che vogliamo avere con la mostra di Tullio Crali è quella di cercare, con la nuova Pinacoteca e quindi con l'inaugurazione di questo nuovo spazio che abbiamo recuperato nel centro storico del paese, anche nell'ottica di un recupero di tutti gli spazi vuoti, quindi anche per altri tipi di attività, sì. È proprio quella di concentrare oggi l'oggetto della mostra sul favorire proprio delle personali di grandi artisti, quindi Tullio Crali abbiamo ritenuto che fosse un grande artista e che un grande artista soprattutto possa essere presentato anche su un museo di piccole dimensioni, come rientra la categoria del nostro museo, come quello di Ripe San Ginesio. Quindi non è detto che un piccolo museo non possa comunque presentare un grande artista come Tullio Crali. Certo, anche perché voi avete ospitato Umberto Peschi e Vulli, che sì, erano già artisti futuristi. Le opere di Peschi, che di Tulli, che di Baresani, comunque opere anche di artisti importanti, soprattutto opere che sono state installate in questo viale degli artisti all'esterno nel paese. Insomma, un museo a cielo aperto. E questa forse è la particolarità di Ripe San Ginesio. Quindi abbiamo una doppia inaugurazione, sia per la mostra di Tullio Crali che per la Pinacoteca d'Arte Contemporanea. Ma questo evento rientra un po' in un appuntamento particolare di Ripe San Ginesio, che appunto è Borgo Futuro. Allora, noi sì. Praticamente Borgo Futuro è un festival che facciamo sulla sostenibilità, parliamo di sostenibilità a 360 gradi, quindi per tutto ciò che riguarda le rinnovabili, il consumo del territorio, sulla sostenibilità in generale. Sì. Quindi è un grande festival che facciamo, questo è l'anno intermedio e abbiamo, siccome la tradizione di Ripe era anche questa dell'arte, abbiamo cercato di
inserire dentro questo grande contenitore che porta tanta gente a Ripa San Gineso, inserire anche il discorso dell'arte. Sì. Quindi abbiamo voluto dare all'arte una vetrina importante che tante volte non ha. Non ha. Quindi abbiamo cercato di trovare come un sistema per far conoscere l'arte anche a tanta gente che magari viene a Borgo Futuro e viene anche per altri motivi. Certo. Senta, ma quali sono le aspettative per il futuro proprio della Pinacoteca, di questo spazio che avete creato? Questo spazio che abbiamo creato all'interno del paese, soprattutto in un borgo storico, abbiamo cercato di fare un locale comunque moderno. E quindi un bel locale spazioso, e soprattutto l'idea della nuova Pinacoteca è quella di renderla vivibile. Ah. Una Pinacoteca che comunque sia viva, quindi una Pinacoteca che periodicamente presenti degli eventi, quindi sì, che non sia una Pinacoteca che rimanga lì polverosa fino a se stessa. Ecco, sì, quindi tipo il museo. Sì. Ecco, quindi vedremo prossimamente, insomma, muoversi. E probabilmente il prossimo appuntamento sarà quello del primo fine settimana di ottobre con i Fumicotti, che è una rievocazione, cioè è un mix. I sì. Fumicotti è un'idea, un'espressione poetica. Il fumo è il vapore che usciva dalla cottura del vino, quindi al vino cotto, e la caratteristica di questo evento è che facciamo il vino cotto quel giorno e quel vino cotto verrà imbottigliato su delle etichette che sono fatte da degli artisti. Ah, ecco. Quindi gli artisti faranno delle etichette che andranno su queste bottiglie del vino cotto che produciamo in quell'occasione. Ah, ecco, quindi avremo più etichette su queste bottiglie, oppure noi abbiamo anche lì una serie di etichette, anche questa è una collettiva e forse quest'anno la trasformeremo in una personale. È un'idea che abbiamo, quindi verrà un pittore di un certo nome, sì, che farà una sua personale e quel giorno farà l'etichetta per le prossime bottiglie. Ho capito, questo è già il prossimo evento, quindi insomma il vedo che evento, siete sì, vivaci, ecco. Siamo siete vivaci, già sì, anche perché con Sandra Paccamiccio, che è anche la curatrice della mostra, sì, abbiamo un delegato alla cultura che è appassionato d'arte, quindi sono delle persone molto giovani e sull'arte vogliamo investire. Certo, e tant'è che il 10 ci sarà anche una tavola rotonda che parlerà proprio dei piccoli musei, insomma, di questa, sì, di questa realtà che per il territorio è molto importante, insomma, ha una particolarità molto specifica e quindi è giusto parlarne. Bene, senta, io la ringrazio moltissimo per la sua disponibilità e ci diamo appuntamento sabato pomeriggio 9 luglio per la mostra Metamorfosi dell'aria, Tullio Crali e l'aeropittura, che ripeto a cura di pomeriggio e l'appuntamento poi di domenica alle 17:30, domenica 10 luglio, la tavola rotonda sui piccoli musei. Sì, esatto, e voglio ricordare appunto ancora che la mostra è curata da Roberto Cresti, che tra l'altro conosco molto, sì, bene perché è stato un mio professore, quindi sono felice di rivederlo, Sandra Paccamiccio e il comune di Ripe San Ginesio, anche il comune diventa curatore e la mostra è fino al 16 luglio. D'accordo. La ringrazio. Grazie a voi. Buon pomeriggio, buon lavoro. Arrivederci.